Ma l'ambizione è sempre quella di fare il meglio possibile sarà sicuramente cercare di fare un grande campionato. La partenza non è stata delle migliori, visto che abbiamo pareggiato in casa, però riteniamo che possiamo giocarci il campionato per puntare ai playoff e quello sarà poi l'obiettivo importante che abbiamo. Noi cerchiamo di fare il meglio, stiamo coi piedi molto per terra perché abbiamo visto anche come è andata l'anno scorso, quindi partiamo, cerchiamo di giocare di domenica in domenica, poi quello che arriva è tutto buono. Ma sono cambiate tante le squadre, ci sono squadre nuove che noi non abbiamo mai incontrato, ma che se ne parla molto bene, tipo San Colombano e squadre sulla Milanese importanti. Non lo so, Cesarano è sicuramente una squadra importante che ha fatto la squadra per vincere il campionato, ritengo Mariano sempre molto solido e sto San Colombano che lo incontreremo fra un paio di domeniche e vedremo un po' già lì che squadra sarà. Un giocatore storico ormai di questo Sondrio, quanti anni è che giochi sei in prima squadra? In prima squadra 14. Quindi sei la persona giusta per farci capire le ambizioni di questo Sondrio quest'anno. Ambizioni di questo Sondrio, fare meglio di sicuro dell'anno scorso, però è un campionato nuovo con 11 squadre nuove e vedremo di fare meglio l'anno scorso, speriamo molto. Non avete cambiato molto, soltanto qualche giovane avete messo dentro, quindi la squadra è rimasta l'ossatura di quella precedente, quindi questo dovrebbe essere un punto di vantaggio, vi conoscete meglio dell'anno Meglio dell'anno scorso. scorso, e infatti dobbiamo ripartire sui nostri errori dell'anno scorso e fare meglio e inserire i giovani. Due partite, due Due gol, partite, due cosa gol. che è difficile perché non è che sia uno che vede tantissimo la porta, nel senso che avrò fatto 5-6 gol in eccellenza, quindi quest'anno sono partito bene. No, usciamo a malincuore perché secondo me abbiamo creato di più. Loro sicuramente dal punto di vista del palleggio molto meglio, hanno gestito la partita, noi siamo stati bravi nella ripartenza a chiuderci, cioè avevamo tra virgolette i pezzi da 90 fuori, però credo che chi ha giocato oggi ha giocato una gran partita, di grande orgoglio, di gran carattere, che è il segnale più importante di una grande coesione del gruppo. Devo essere sincero, in 10 anni che gioco, questo è sicuramente insieme a Seregno, che è stata tra virgolette la mia maglia per tanti anni, dove chiaramente sono stato capitano e quindi sentivo tantissimo l'appartenenza a quella squadra. Credevo di non trovare più una realtà di questo tipo e invece Sondrio è stato proprio questo per me, un po' come ritrovare casa. Quindi quando vado in campo questi ultimi 2 anni ho ritrovato veramente lo spirito per poter uscire sempre dal campo dando tutto. Questa è una società che non fa mancare nulla, è una società dove puoi lavorare benissimo. C'è qualità, perché la rosa c'è qualità, c'è uno staff preparato che in settimana ti fa lavorare bene e io credo che questo sia l'anno dove noi dobbiamo pretendere tanto da noi stessi e fare un campionato di vertice, perché l'anno scorso l'abbiamo fatto per un gran periodo, poi un po' di infortuni, un po' di difficoltà, abbiamo mollato alla fine, però quest'anno dobbiamo cercare di starla davanti perché è un nostro dovere, visto la squadra che abbiamo. Quest'anno ci sarà anche tuo fratello Jacopo, giusto, che Sì. giocherà nel Sondrio, quindi sarete in due. Sei tu che l'hai convinto a venire oppure? No, lui ha cresciuto nella giovanili di Milan, Lecco, allenandosi la sera è più facile poter avere magari un'esperienza lavorativa più completa e quindi lui ha fatto una scelta di questo tipo. Credo che Sondrio fosse la realtà più serena e più motivante che potesse esserci in questo momento per un ragazzo giovane. Quindi è stato valutato dal mister e fa parte del gruppo. Io sono contento, nel senso che so che al di là di tutto va a star bene.